Sembra un'auto normale, ma invece non è un'auto normale. Questa è la prima Audi A7 a guida autonoma e adesso la andremo a provare per 50 km sulle autostrade tedesche. Audi entra a far parte del magico mondo delle auto a guida autonoma e per farlo sceglie l'A7, filante vettura dal carattere sportivo. La dimostrazione pratica di questo test molto speciale, di cui prima volta europea ma soprattutto in mezzo ad altre auto, avviene sull'autostrada A9 che collega Monaco di Baviera ad Hannover. In questo momento siamo su un'autostrada tedesca. Il cuore di Jack, come è stato soprannominato questo prototipo dagli ingegneri della Casa dei Quattro Anelli, è un mega elaboratore elettronico sistemato nel vano bagagli. Tramite 12 sensori e 4 telecamere, la macchina è in grado di riconoscere la propria posizione e calcolare le manovre da effettuare. Uno scanner laser fornisce dati ad alta precisione su oggetti fino ad 80 metri di distanza. Un sistema radar tiene sotto controllo l'area circostante, mentre una telecamera riprende segnaletica orizzontale, guardrail, pedoni ed altri veicoli. L'obiettivo è sempre lo stesso, evitarli accuratamente. Il computer di bordo utilizza tutti i dati rilevati per calcolare un modello dettagliato dell'ambiente ed agire di conseguenza. Insomma, a quanto pare la guida automatica non è più qualcosa di fantascientifico. Entro pochi anni auto di questo tipo circoleranno normalmente sulle strade. I primi sistemi pilotati, che chiamiamo così in Audi, li avremo probabilmente a disposizione del cliente tra 3-4 anni, cominciando con il sistema di pilotaggio in caso di coda che si può inserire durante il percorso in autostrada fino ad una velocità di 60 km orari, semplicemente attivando un pulsante. In questo modo è il sistema che si occupa di guidare. Durante questo tempo il conducente può dedicarsi ad altre attività, per esempio navigare su internet o guardare dei video. La nostra Jack è già alla seconda generazione, ha un sistema di pilotaggio su autostrada. Questo significa che è in grado di guidare autonomamente sull'autostrada fino ad una velocità di 130 km orari ed è anche in grado di superare le altre macchine. La guida pilotata nei centri urbani, secondo noi, e non parlo solo a nome di Audi, ma di tutta l'industria automobilistica, è ancora una sfida. Pensiamo che i primi sistemi per la guida urbana non potranno arrivare sul mercato prima del 2030. Le tecnologie usate sono già utilizzabili sulle auto di tutti i giorni e a quanto pare a costi che la casa di Ingolstadt considera essere molto più abbordabili di quanto si pensi.